situazione con la spazzatura che si accumula e marcisce nelle strade mette a rischio la salute dei napoletani. Il rischio di epidemie dunque diventa sempre più grave. Per questo Matteo Parlato, inviato di Rai News a Napoli, ha intervistato una epidemiologa. Sentiamo. Gli abitanti di Napoli sono a rischio perché ci sono, c'è ancora spazzatura per la strada che, come sappiamo, aumenta la popolazione di ratti, di blatte e di insetti che sono veicoli di malattie, di agenti infettivi, ma anche perché sono esposti in queste ore inspiegabilmente a dei roghi che sprigionano diossine ed altre sostanze tossiche che sono pericolosissime per l'apparato respiratorio e sono anche cancerogene. Il rischio colera a Napoli in questo momento non c'è, ma bisogna ricordare che il colera sia a Napoli che a Bari è venuto dopo un lungo periodo di degrado igienico-sanitario delle città. Quindi sono molti fattori che concorrono a degradare lo stato igienico di una popolazione che poi sfocia in episodi eclatanti. Ma perché aspettare?